In sala stampa con coach Bolignano, coach della Viola Reggio Calabria, al termine del match Virtus Cassino 72 e Viola, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 70. Coach, un commento al termine della partita. Ma intanto bisogna fare i complimenti al Cassino che sicuramente ha dato continuità a quello che erano i risultati delle ultime tre partite in casa, sicuramente vogliosi di provare in qualche maniera a tirarsi fuori dal fondo della classifica, visto che comunque ha l'opportunità ancora, soprattutto sfruttando le partite casalinghe, di risalire la china. Per il resto credo che gli stessi identici complimenti li devo fare ai miei giocatori che, nonostante la trasferta lunga e insidiosa, essere arrivati praticamente quasi all'inizio della partita, hanno provato a dare tutto quello che avevano. Sapevamo che era difficile, così è stato. Abbiamo in alcuni frangenti forse esagerato nel prendere qualche tiro di troppo, cercando di non giocare al limite dei 24, però avevamo tanto spazio e abbiamo provato con fiducia comunque a far canestro, soprattutto all'inizio abbiamo fatto abbastanza bene, poi strada facendo ci è mancato ovviamente di provare a vincere la lotta a rimbalzo dove sono stati più bravi i giocatori di Cassino. Coach, secondo lei che cosa non ha funzionato da un punto di vista offensivo, difensivo, che non vi ha consentito, insomma, di mantenere quel gap che all'inizio avevate scavato all'interno del match? Secondo lei è derivante solamente dalle ottime percentuali che avevate dal campo o a qualcosa di gioco che non ha funzionato? No, all'inizio abbiamo tirato con buone percentuali, sicuramente forse ci siamo accontentati successivamente di continuare a tirare un po' troppo rapidamente senza far lavorare una difesa che effettivamente era abbastanza statica e quindi li abbiamo agevolati cioè loro ci hanno sfidato al tiro praticamente tutta la partita, cioè hanno fatto una difesa zona, una difesa chiamiamola uomo ma in realtà era una uomo azzonatissima dentro l'area, sfidandoci al tiro, poi sono grossi lì sotto perché comunque sono grossi e dall'altro lato credo che la differenza alla fine l'abbia fatta Borsato e Bagnoli che nei momenti decisivi hanno fatto quei canestri che li hanno sempre tenuti a galla, quel punticino, quei due punticini su, che gli hanno dato la possibilità fino alla fine di portare a casa il match. Poi è stato bravo Provenzano sullo scarico, uno dei pochi tiri che ha avuto dalla partita, nonostante le percentuali non felicissime anche di Cassino a 3 punti, a trovare il canestro della vittoria. Bravo lui, ma bravo soprattutto lì in quel caso Bagnoli che si è portato comunque la difesa dentro e ha creato spazio per un tiro semplice, quasi da allenamento. La prossima, coach. Alla prossima sarà una partita ancora insidiosa, molto difficile perché andiamo a giocare a Sant'Antimo, che Scontro diretto per provare ad ammirare qualcosa in più. sicuramente domani farà bottino pieno con Formia, ce la ritroveremo quindi 2 punti sopra a giocare a casa loro. Sarà una partita ardua, difficile, ma ci proviamo. Speravamo di poter arrivare sinceramente a pari punti in classifica con loro e invece oggi abbiamo questa occasione. Grazie, coach. Grazie a voi. In sala stampa Marco Gambelli, giocatore della Virtus Cassino, al termine del match Virtus Cassino Pallacanestro Viola Reggio Calabria, terminato con il punteggio 72-70 per il padrone di casa. Marco, un commento sulla partita. Buonasera, la partita è stata molto difficile perché comunque gli avversari, soprattutto le prime frazioni della partita, hanno avuto comunque buone percentuali dall'arco, sono comunque andate ad abbassarsi nel secondo tempo. Noi siamo stati bravi a trovare comunque buoni tiri dall'arco che possono non entrare come entrare, comunque l'importante è che sono buoni tiri e alla fine della partita siamo stati fortunati a trovare due tiri importanti, quelli di Vincenzo e di Lillo, che ci hanno comunque salvato la partita. Una grande crescita la tua, 20 minuti giocati, sei contento di questa tua crescita che hai avuto in questi anni? Sì, sono contento. Questa partita sono stato usato molto dal coach. E spero di farmi trovare pronto anche nelle altre.
Niente, questo, mi trovo molto bene a Cassino, spero di rimanerci. Grazie mille Marco. Grazie. In sala stampa il direttore sportivo della Virtus Cassino, Alberto Manzari, al termine del match BPC Virtus Cassino Viola Reggio Calabria, che vede premiati i padroni di casa con un punteggio 72 a 70. Un commento sulla partita? Allora, innanzitutto voglio ringraziare i ragazzi questa sera perché hanno fatto una buona partita. Mi sono spaventato, devo essere sincero, dopo la prima frazione di gioco, ho rivisto un po' i fantasmi di Molfetta e pensavo che la scorsa partita non ci avesse in fondo insegnato niente. Invece, per fortuna, il tutto è stato insomma ricondotto alle percentuali ottime che hanno avuto nella prima frazione di gioco gli ospiti, e noi siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, a rimanere lì con la testa nel match, a seguire il piano partita che avevamo preparato in settimana. Complimenti quindi anche ai coach per aver preparato un'ennesima partita come volevamo. È però diciamo un'altra partita che portiamo via con tanto tanto sudore, è l'ennesima partita che ci lascia via le coronarie e un'ansia tremenda che però è ripagata totalmente dal risultato finale, però non posso che essere contento. Poi diciamo a margine voglio fare una dedica per la vittoria di quest'oggi. Voglio dedicare questa vittoria alla mia ragazza che si è laureata giovedì e sono contento che i ragazzi abbiano fatto anche a lei questo regalo. Dopo 2-3 giorni di festeggiamenti era importante anche coronare il nostro sogno sportivo che continua e niente, continuiamo con le domande che è meglio. Allora, ottima partita per Bagnoli, Lille, Borsato e Teghini e grande finale di Provenzani. Un commento sui 19 rimbalzi presi dal numero 9 Keller Cedric Lille. 31 di valutazione, 17 punti, 19 rimbalzi, diciamo che c'è tanto, tanto, tanto nella partita totale di Lillo. Lillo sta crescendo a dismisura, è un mio fratello, è una persona che ho coccolato e accudito da quando è qui a Cassino, ho creduto io in prima persona in lui, poi mi hanno seguito a ruota naturalmente anche i tecnici, il nostro presidente, voi, però sicuramente è stata una scommessa che ci ha totalmente ripagato, soprattutto adesso che siamo al completo, perché non ricordiamocelo, adesso a microfoni spenti commentavamo con alcuni diciamo addetti ai lavori dello staff di Reggio Calabria che mi dicevano: come fate a stare in questa situazione di classifica? Noi stiamo in questa situazione di classifica perché è da finalmente un mese, 3 settimane, con questa settimana che viene un mese, che ci stiamo allenando al completo. Prima non è mai avvenuto e adesso i frutti del lavoro si incominciano a vedere. Si incominciano a vedere su Lillo, che incomincia a giocare più sereno perché diciamo supportato da dei senior diciamo rilevanti come Borsato, che hai citato, che però questa sera non ha fatto la sua miglior partita, infatti le percentuali recitano un 4 su 17 dal campo, però come fa Cassino a prescindere dall'equilibrio che ci dà sul campo? Quindi Stefano, nonostante la partita diciamo non brillante al tiro, è quell'uomo che ti dà equilibrio, quell'uomo che ti dà fosforo insieme a Simone Bagnoli, che mi ha fatto rivivere il rimbalzo di Montecatini sull'ultimo tiro sbagliato di Kekovic. Poi Lestini, che anche questa sera non ha fatto un'ottima partita. E poi ci siamo fatti trovare pronti tutti, da Karim a Carlo Balducci nei 13 secondi che ha giocato, a Vincenzo Provenzani che ha messo il tiro decisivo nella partita. Devo essere sincero, nonostante la prima frazione di gioco che va totalmente buttata, nella seconda parte della gara siamo stati bravi, siamo stati concentrati, siamo stati sul pezzo e questo alla lunga ci ha ripagato. Ennesima vittoria tra le mura amiche di 2 punti, speriamo che nel futuro diciamo possiamo stare un po' più tranquilli, dai. Come hai detto tu, Borsato è diciamo una fonte di fosforo per questa squadra, perché nonostante le sue percentuali al tiro non sono state
e molte, cioè molto buone, comunque ha portato al referto anche 9 assist e comunque risulta comunque essere una buona, diciamo, risorsa per questa squadra. Sì, 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 una risorsa fondamentale, ripeto, perché questa sera, diciamo, oltre agli 11 punti ha quasi sfiorato in pratica una tripla doppia. Va costantemente in doppia cifra al rimbalzo, questa sera sono 6 i rimbalzi catturati per lui, 9 assist, un fallo subito. Stefano è, diciamo, è quella fonte di equilibrio che mancava a questa squadra, è innegabile, diciamo, dirlo. Però mi stavo dimenticando un'altra fonte di fosforo fondamentale per questa squadra, che è il nostro capitano, a cui rivolgo un ringraziamento ancora una volta, perché veramente è l'equilibratore perfetto nelle situazioni che possono essere difficili e complicate. Ha sempre mantenuto, diciamo, in maniera perfetta il suo ruolo all'interno di questa squadra, non ha fatto mai, dico mai, mancare il suo supporto, anche nelle partite dove non è stato brillante. E questa sera è stato, dopo Lillo, il secondo miglior marcatore della squadra insieme a Bagnoli, quindi anche lui va citato, 40 minuti, io davvero per il nostro capitano non ho più aggettivi, però sarebbe riduttivo, diciamo, citarne uno a uno, perché veramente questa è una vittoria di squadra che parte dalla dirigenza, che passa per lo staff tecnico e finisce con i giocatori, che sono il prodotto di tutto il lavoro che c'è dietro. Quindi grazie a loro, ma grazie a tutti noi. La prossima partita, la testa, come dovremmo affrontarla? Beh, la prossima partita, diciamo che dovremo ripartire da questo entusiasmo che abbiamo ritrovato. Dovremmo ripartire da questo risultato positivo, perché la partita non sarà delle più agevoli, perché andremo a Taranto, che, diciamo, viaggia nelle zone alte della classifica, diciamo tra le mura amiche diventa un avversario proibitivo per chiunque, quindi noi andremo lì con, diciamo, l'obiettivo come sempre di provare a giocarcela, non dimenticando che, diciamo, i passi avanti che abbiamo fatto in queste settimane non dobbiamo sciuparli, perché l'obiettivo rimane quello di finire il campionato l'8 maggio, quindi dobbiamo lavorare per questo con tutte le nostre forze. Grazie mille al direttore sportivo della Virtus Cassino, Alberto Manzari. Grazie. In sala stampa il capitano della Virtus Cassino, Michael Teghini, al termine del match Virtus Cassino Pallacanestro Viola Reggio Calabria, ha terminato con punteggio 72-70 per i padroni di casa. Un commento al termine del match. È stata una partita molto dura, noi ci giocavamo molto, loro si giocano anche molto, perché si giocano l'accesso ai playoff, l'ottavo posto. È una partita veramente complicata, perché all'inizio un po' il nostro approccio è stato sbagliato, un po' con la molfetta, un po' comunque le loro percentuali li hanno aiutati e ci hanno subito creato un grande gap. È il rischio che ci prendiamo ogni partita, quasi tutte le partite, perché alla fine, se andiamo a vedere anche a molfetta, siamo riusciti sempre a ricucirlo. E poi è stata una battaglia punto a punto per tutti gli ultimi 20 minuti. Noi abbiamo sempre le mani in difesa, loro, come è quasi normale, da dire, sono calati nelle percentuali nel tiro da fuori, e poi alla fine i dettagli hanno fatto la differenza. Loro hanno pescato un jolly con una tripla di tabella di Duranti, noi due super canestri di Lillo e Vince, a cui vanno i miei complimenti, e ci portano a questa vittoria meritata in casa, se posso permettermi, finalmente un pubblico, finalmente non perché poverini perché non potevano entrare, finalmente un pubblico caloroso, si fa sentire e si sente anche il fattore campo. Prossima partita fuori casa a Taranto, quale mentalità dovrà avere la Virtus per affrontare la prossima gara?
Umiltà, perché oggi mi è già piaciuto l'atteggiamento dopo la partita. Sì, mi ha festeggiato perché è giusto festeggiare, però calma, tranquillità, la strada è ancora lunga, magari a Molfetta abbiamo peccato un po' dopo la vittoria a Ruvo di presunzione, settimana un po' con la testa tra le nuvole, quindi settimana dovremmo essere bravi lo staff, noi veterani, a indirizzarla su una settimana normale, come se non abbiamo ancora fatto niente, perché non abbiamo ancora fatto niente. Domani ci saranno gli scontri diretti, poi vedremo la classifica, però come ho detto ai ragazzi è stata ancora lunga. Grazie mille Cap. In sala stampa Vincenzo Provenzani, giocatore della Virtus Cassino. Al termine della partita Virtus Cassino pallacanestro Viola Reggio Calabria, che ha premiato con il punteggio di 72-70 i padroni di casa. Un commento al termine della partita. Allora, buonasera a tutti. Sicuramente è stata una partita piena di emozioni, nel senso, noi siamo partiti un po' scarichi all'inizio, pian piano siamo riusciti a entrare in carreggiata e sicuramente ci abbiamo messo cuore oggi. Quello che posso dire, mi complimento con la mia squadra e tutti quanti, ci abbiamo messo davvero grinta e cuore. Grandissimo approccio il tuo, hai realizzato il canestro decisivo della vittoria, come ti sei sentito? È stata all'inizio, non ho realizzato subito, devo essere sincero, è stata una bella scarica d'adrenalina, è stato bello sapere che è stato il canestro della vittoria, il canestro decisivo per portare a casa il risultato, e comunque una grandissima soddisfazione, però l'importante è portare a casa i due punti, l'importante è che abbiamo ritrovato carica e fiducia che sicuramente ci servirà per le prossime partite. Infatti, prossima partita fuori casa a Taranto, qual è lo spirito e l'atteggiamento che la Virtus dovrà avere per la prossima casa, per la prossima partita fuori casa? Ma sicuramente lo spirito deve essere quello che abbiamo avuto dal secondo quarto in poi, anzi, se dobbiamo dirlo tutto, lo spirito deve essere lo stesso che abbiamo avuto qua in casa contro di loro. Grinta, entusiasmo, dobbiamo essere una squadra, insomma, all'arrembaggio. Noi dobbiamo andare e con molta faccia tosta, andare e non avere nessun problema. Dobbiamo giocare così contro chiunque, dalla prima all'ultima in classifica, appunto. Grazie mille. Grazie a voi.